Allora, dopo aver trasmesso in diretta streaming il convegno, abbiamo qua il principale relatore, Pier Camillo Davigo. Allora, dottor Pier Camillo, lei in un'intervista rilasciata nell'ottobre 2012 al Fatto Quotidiano, parlando del DDL Severino, la cosiddetta legge anticorruzione, disse una frase sinceramente che a me mi ha colpito molto. Disse che l'elenco di ciò che manca è infinito. Quindi io penso, o come un cittadino qualunque pensa, la classe politica sta facendo qualcosa per risolvere questo grave problema? Diciamo che, come dicevano una volta gli insegnanti e per certi studenti, potrebbe fare molto di più, ma non si impegna. E poi volevo chiedere un'altra cosa. A suo avviso, sono di fondamentale importanza in qualsiasi legge anticorruzione? L'ha detto anche lei, delle pene pesanti per quanto riguarda il reato di concussione per induzione e l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Perché sono queste due cose sono così importanti? In generale, nella criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, la deterrenza è molto utile, nel senso che sono soggetti molto attenti al calcolo costi-benefici. Quindi non è che l'aumento delle pene non serve, l'aumento delle pene serve perché se sanno di rischiare davvero il carcere si astengono dal tenere certi comportamenti. Per quanto riguarda l'autoriciclaggio, oggi che cosa accade? Che il più delle volte chi viene incriminato per riciclaggio racconta di essere concorso nel reato presupposto e quindi risponde del reato presupposto, che ha di solito a pene bassissime, per esempio appropriazione indebita. Il riciclaggio è punito con la reclusione fino a 12 anni, l'appropriazione indebita fino a 3. È chiaro che vanifica la severità della norma. Ok, la ringraziamo e spero di averla altre volte qua a Fabriano, nella nostra città. Grazie. Grazie.